Aramon, una delle icone della Summer Coffee League, c'è sempre stato, facevi tornei anche con Matteo in giro per l'Italia e anche fuori dall'Italia, mi dice Matteo. Cos'è che ti entusiasma di più di questa manifestazione, soprattutto dell'evoluzione che ti ha fatto fare Matteo rispetto agli inizi? Sì, infatti diciamo che Matteo ha coltivato questo sogno, no? È venuto veramente mi dispiace perché questo dicono che sia l'ultimo anno che viene organizzato da lui. Questa è una cosa che veramente mi piange il cuore perché lui ci mette passione, poi si vede, no? Siamo tutti dietro di lui perché chiaramente lui ci chiama, ci tiene dietro e io vengo volentieri ogni volta, no? Vedendo comunque la tua altezza, che è uguale alla mia per un giocatore di pallacanestro, non è diciamo che non siamo altissimi, però sei un grande campione di schiacciate. Cosa consigli a un ragazzo comunque alto come noi o anche più basso che voglia intraprendere questa disciplina? Molti scalini, testardaggine e praticamente credere ogni volta che vai su che devi schiacciare. Basta quello. Ma alla gara di schiacciate parteciperai? No, io ragazzi non ho più l'età. L'età non è un problema perché abbiamo visto anche che schiacciatori molto più vecchi di te continuano ancora l'attività. Ho capito, ma sono 2 metri. A malapena tocco il ferro ora. Ragazzi. No, non ci neghi questa gioia. No, a sto giro non ci sono, però vabbè. Chissà, se l'anno prossimo magari mi rimetto in moto con gli scalini. Ringraziamo Ramon, ciao. Proviamo un attimo l'audio.